Life is Strange è un'avventura grafica in terza persona sviluppata dalla Dontnod. Questa è la protagonista Max, questa la coprotagonista Chloe. Max ha il potere di ravvolgere il tempo potendo cambiare il corso degli eventi. Il gioco vuole che la sua forza siano la storia, le atmosfere e le emozioni. Quindi noi ci chiediamo: e se Life is Strange fosse cinema? I film vengono diretti dai registi, i videogames dai direttori artistici. Andiamo quindi ad analizzare Life is Strange come fosse un film, guardando quindi il lavoro dei direttori artistici come fosse quello dei due registi. Considereremo quindi il processo evolutivo che ha portato questo gioco a diventare da semplice idea un concept, un'esperienza. A riguardo abbiamo ascoltato l'intervista dei due art directors del gioco, Raoul Barbet e Michel Cousty. I nomi giusti li mettiamo qui sotto, insieme al link dell'intervista. Cerchiamo di capire insieme le intenzioni che hanno dato vita a questo titolo. Tutto parte da uno dei fondatori di Dontnod, Herb Bonnen, che chiede al team di pensare a un gioco basato sul meccanismo di Memory Remix, di Remember Me, il primo titolo della Dontnod. Ecco che nasce quindi il potere di ravvolgere il tempo di Max. C'era poi la volontà di comporre una grande storia, che raccontasse dei personaggi e delle loro vite. Infatti, la maggior parte del budget è stata proprio investita nella scrittura del copione e della sceneggiatura del gioco. La scelta della struttura d'episodi è stata determinata da questioni economiche e dalle tempistiche, permettendo al team di avere tempo extra per diluire la produzione. Scelta che si è dimostrata vincente anche per la narrazione, permettendo di approfondire i personaggi e creare la suspense tipica della serie TV. Fin dal menu iniziale, è chiara l'intenzione di impregnare generalmente il gioco di un'atmosfera tenera, rilassata, in modo che potesse essere giocato con calma, trasmettendo quindi serenità a noi giocatori che, tra tutta l'azione dei titoli attuali, ci cediamo volentieri un momento di relax. Dunque è importante chiedersi, hanno raggiunto i loro obiettivi? A nostra modesta opinione, assolutamente sì. Anzi, lo sviluppo basato su queste linee guida si è dimostrato vincente, armonizzando tutti gli elementi che si influenzano e supportano gli uni con gli altri. Già a prima vista, risulta chiaro che ciò a cui puntavano gli sviluppatori non era certo il fotorealismo. Loro stessi dichiarano infatti di aver voluto dare al gioco un'impronta che rimandi all'impressionismo, usando una tecnica stilizzata della colorazione a mano di ogni texture, dando al tutto un effetto acquerello. Morbida, rilassata e confortevole. Ecco le parole con cui possiamo descrivere la regia e i suoi movimenti di macchina. La sensazione è quella di essere cullati attraverso il progredire della storia, quasi fossimo tra le onde dell'oceano. Ma come le onde arrivano ad infrangersi sulle rocce della riva di Arcadia Bay, così la regia ci spiazza con violenza nei momenti di impetuosa emotività. Inaspettatamente lo fa rallentando ancor più, risultando in contraddizione con il momento, trovando serenità anche dove imperversa un tornado. Molte sono le inquadrature sui dettagli che ci immergono ancor più nel mondo di gioco, con tante piccole sfumature su cui fantasticare. La sceneggiatura di Life is Strange è particolarmente sviluppata. La costruzione e le evoluzioni psicologiche dei personaggi sono equilibrate e virtuose. Prima fra tutte quelle delle due protagoniste. Max, da prima timida e in difficoltà davanti alle scelte difficili, diventa man mano una guerriera del tempo, che lotta contro la morte. Chloe, volontariamente resa odiosa all'inizio dagli sceneggiatori, impara a farsi amare ad ogni tassello che viene aggiunto al suo passato, fino a tenerci con il cuore in pugno nelle scene finali. Le tematiche sono mature e trattate in profondità. Mai come mentre giocavamo a Life is Strange, noi ci siamo chiesti se avessimo in qualche modo contribuito a far soffrire qualcuno di bullismo. Lo script dei dialoghi è lunghissimo, 14.000 linee di dialogo, di cui 10.000 solo di Max. Queste sono davvero di alto livello, solo raramente risultano forzati, e quando succede è quasi esclusivamente nelle conversazioni secondarie, o a causa dei rapporti dei dialoghi con il gameplay. Quando invece torniamo alla trama principale, il livello della scrittura si alza esponenzialmente, regalando momenti con un impatto emotivo devastante. La recitazione in motion capture non è di certo valorizzata dalla soluzione grafica, tuttavia gli attori hanno fatto un ottimo lavoro in fase di doppiaggio rispettando l'alto livello della sceneggiatura. Gli stessi registi si sono trovati in difficoltà a causa della esagerata potenza delle interpretazioni, perché sovrastavano emotivamente il comparto grafico che risultava di molto inferiore e quindi incapace di reggere tale confronto. I registi hanno quindi dovuto ovviare a tale problema scegliendo delle inquadrature che mascherassero questo deficit, che forse sarebbe dovuto essere stato preso in considerazione prima.
Come abbiamo detto, la grafica stilizzata di questo gioco trova un'armonia che, nonostante nei primi minuti risulti un po' obsoleta, ci permetterà poi di innamorarci della bellezza e della tranquillità degli scenari in cui saremo immersi. Se quando la situazione si fa critica e i colori diventano freddi e asettici, quasi tutto il resto del gioco è permeato da colori caldi ed avvolgenti. L'intenzione di mantenere queste tinte giustifica la scelta di ambientare la maggior parte delle scene nella cosiddetta Golden Hour, perché il tramonto, possiamo dirlo, è il momento perfetto per Life is Strange. Tutto è incorniciato da una fotografia che traduce l'atmosfera tipica della visione adolescenziale, melanconica, nostalgica. Gli ambienti sono curati nei più miseri particolari. Potremmo passare ore a vagare osservando la meraviglia che ci circonda. Il giocatore più attento, l'esploratore, viene anche premiato con situazioni che non sono necessarie per la comprensione della trama. Ci sono dei luoghi in cui potremmo fermare Max e osservare la tranquillità che ci circonda, godendoci inquadrature suggestive. Indie malinconica, da José González agli Algei. La musica rispetta, ma forse è meglio dire modula, l'anima del gioco. I registi stessi dichiarano che molte scene sono state costruite sulla scelta della canzone, influenzando il montaggio e la fotografia. E la sinergia tra questi due elementi è innegabile. Le canzoni sono indie malinconiche, Life is Strange è indie malinconico, Max è indie malinconica. I tramonti, la pazienza di alcune inquadrature e dei loro movimenti sembrano in un rapporto sinestetico con la dolcezza delle chitarre e le voci calde. Facciamo un esempio. Golden Hour è una canzone suggestiva, nostalgica e sembra incanalata in una netta intenzione indie. Per quanto riguarda la colonna sonora originale, riportiamo anche l'opinione di Dennis Ronchese, tastierista fusion jazz degli Z. Dennis nota come le chitarre crescano e spariscono facendo il verso del moto perpetuo della risacca oceanica, mentre il piano è un elemento di soggettività umana. In sorta, le chitarre sono il mare e il piano siamo noi che guardiamo il mare. Non possiamo sapere veramente che cosa avesse in mente il compositore, ma di certo possiamo dire che ha vinto la nostra immaginazione. Abbiamo voluto trovare dei riflessi di Life is Strange nel cinema. Intanto il paragone con Twin Peaks risulta ovvio quando parliamo di una persona scomparsa e dei volantini che la ritraggono in giro per tutto il paese. L'ambientazione è appunto un paesino in cui tutti si conoscono, ma tutti hanno dei segreti da nascondere. Il paragone con Twin Peaks ci viene palesato dagli stessi registi con delle piccole chicche che ci nascondono qua e là nel gioco. La stessa intenzione degli autori di Life is Strange di ambientare tutta la storia nella cosiddetta Golden Hour l'abbiamo trovata anche nell'opera di Iñárritu, Revenant. Poi di certo la differenza è palese, Revenant ambientato nel freddo della neve con il freddo della luce crepuscolare di quell'ambientazione, e di contro abbiamo Life is Strange che, come abbiamo detto prima, vuole premiare il caldo del tramonto sull'oceano. La scena madre dell'intero gioco, quella che andremo a riesplorare varie volte lungo la nostra esperienza, viene ripresa sul finale con un'inquadratura che palesemente ricorda l'inquadratura finale di Taxi Driver, che va ad inquadrare i personaggi dall'alto, evidenziandone la loro solitudine in un momento così drammatico. Un'altra corrispondenza è quella tra Life is Strange e 13 Reasons Why, che va a riprendere molte delle tematiche del gioco e anche il modo in cui sono proposte. Se vi siete lasciati l'adolescenza alle spalle già da un po', vivetevi Life is Strange, perché ogni cosa che vive Max l'abbiamo vissuta anche tutti noi, amata e forse anche dimenticata. Il potere del tramonto, dell'amicizia, dei sogni. Sedetevi, rilassatevi, prendete il controller in mano e guardatevi Life is Strange come fosse un film e vi renderete conto di guardare in realtà un gran film. Con una storia di una potenza invidiabile da moltissime pellicole e una suggestione grafica tale per cui sarà un problema poi tornare alla vita reale, con la voglia di emozionarci, di sognare, di piangere, con la voglia di cambiare le cose e di fidarci ancora delle persone. Una cosa è certa, alla fine di Life is Strange quello che ci rimane è forse un vuoto che aspetta di essere colmato. E quale modo migliore di colmarlo se non quello di giocarci Life is Strange Before the Storm, la storia di Chloe prima che rincontrasse Max. In ogni caso, vi ringraziamo di averci seguito, speriamo di essere stati interessanti. Io sono Bruno.
Io sono Antonio e speriamo di rincontrarvi in un secondo video. Fateci sapere cosa ne pensate, fateci sapere le vostre opinioni riguardo al nostro lavoro, se questo format vi è piaciuto, se abbiamo qualcosa da migliorare, probabilmente molto, e consigliateci qualche titolo che potremmo andare ad analizzare in un secondo, terzo o quarto video, chissà. Intanto vi anticipiamo che probabilmente nel prossimo video andremo a parlare di The Last of Us, un altro gioco con una componente narrativa invidiabile da molte pellicole cinematografiche. Quindi, che dire, alla prossima! Noi andiamo a giocare. No. Card piena. È destino. Alla prossima. Intanto vi anticipiamo che probabilmente nel prossimo video andremo a parlare di The Last of Us, un altro gioco. Ho provato a resistere io. Intanto... Tutto da capo. Fai Jack definitivo. Invidiabile da molte pellicole. Invidiabile.